Mentre passavo gli ultimi video che ho fatto il 26/2/2018, nelle ultime due cartelle, diciamo così. E no, perché diciamo. Perché Pasquale mi faceva ridere. Ma mi faceva ridere Pasquale. Perché come si chiama? Ieri Raffaele rideva per quel fatto là che ha infestato la macchina Raffaele, che diciamo così, che gli ha diciamo così, che siccome puzzava, gli ha infestato la macchina. Infestato la macchina. E mi sono messo a ridere. Mi sono messo a ridere. Poi quando ha fatto così, poi perché no, non è normale andare al basket e alla viola? È fatto così. Ma perché sbadigli? Ti ricordi cosa ha detto? Non ti vado mai pure lì di chiamare una panza. Ma se mi viene più l'appetito, perché mi sono imposto oggi pure con mia mamma e pure con ieri con Pippo e con tutti. Aspetta, cioè, ci vediamo. Ma come non ce l'ho? Certo, sapete che non si può fare più cose, perché solo per esempio io andavo a vedere che le piante hanno le radici che non mi è passato il coso, magari lasciamo qui il fuoco, per prendere a fuoco, questo non si può fare più di una cosa contemporaneamente. Cioè talmente sì, vabbè, mi hai interrotto la il coso, tu torna qua, rilevano l'energia del campo magnetico e fai quello che devi fare. Nel suono che sentiamo. Invece le api possiedono una carica positiva. La frizione durante il volo fa perdere loro elettroni. In questo modo diventano elettricamente cariche. Quando un'ape si avvicina, cioè, essa interagisce con il campo elettrico circostante e il suono cambia. Così. In una fede di un certo tipo, le cariche e viene più fame. Si neutralizzano immediatamente. A questo punto si verificano due cose davvero sorprendenti. Innanzitutto il polline carico effettivamente aderisce letteralmente all'ape che possiede una carica positiva. In secondo luogo la pianta modifica il suo campo elettrico in modo che un'altra ape al passaggio rileverebbe il segnale alterato e non si poserebbe sul fiore. In sostanza la pianta sta dicendo all'ape di tornare più tardi perché adesso non ha più nettare. Quando il fiore si è ricaricato di nettare, sprigiona una nuova carica elettrica che attira un'altra ape di passaggio. Sia la pianta che l'insetto beneficiano di questi segnali. Tuttavia, essi presentano dei limiti. Il campo elettrico è ridotto, perciò gli insetti lo rilevano solo da io non capivo. Ai fiori sono in grado di attirare. Interpreto il mio amico. Un mio amico. E lo fanno rilasciando messaggi. Io non capivo quello che sta facendo il cane, che chiaramente no, però con me da mangiare, che uccideva i gatti quando ero piccolo. E detto di me, mi sento pentito, mi dice sto mio amico, che non capivo, ma col tempo ho capito che non andava bene.
a oltre un chilometro di distanza. Che quel musino bello, che fai? Quando c'è gente che mi scaccia sotto la macchina. No, andate più piano. Anche dagli insetti. E non si tratta di una coincidenza. La maggior parte dei fiori emana un profumo per attirare gli insetti. E 38 e 10 del 26 2 2018. Aspetta, vediamo se lo sento.